sovrani d'Europa. Sì, sì. La storia di Elisabetta d'Austria, molto più conosciuta con il nomignolo di Sissi, è stata raccontata in diversi film. La più famosa è senz'altro la trilogia degli anni 50 interpretata da Romy Schneider. Romantica e sognatrice, aveva un carattere molto forte. Amava la natura, le poesie, ma cavalcava come un amazzone e agiva spesso di testa sua in contrasto persino con la corte. Sensibile, ma anche insofferente. Una storia la sua, ancora più intensa da quella raccontata dai film. Elisabetta Amalia Eugenia di Wintersbach nacque la vigilia di Natale del 1837 a Monaco di Baviera, quarta dei 10 figli del duca Massimiliano Giuseppe di Baviera e di Ludovica di Baviera, figlia del re Massimiliano I. A differenza delle sue sorelle, aveva preso in marito un nobile di rango più modesto. Non partecipava alla vita di corte bavarese, ma preferiva rimanere in disparte e occuparsi personalmente dell'educazione dei figli, cosa piuttosto singolare per quei tempi. Elisabetta, chiamata Lisa in famiglia, trascorse la sua infanzia serenamente. Di animo sensibile, fu cresciuta con molta semplicità. Sin da piccola fu abituata a trascurare i formalismi e a occuparsi dei poveri e degli infermi. Era una ragazza dolce e timida, che crebbe in una meravigliosa giovane con grandi occhi castani e bellissimi capelli castano ramati. La madre di Elisabetta aveva una sorella, Sofia, che andò in sposa a Francesco Carlo Asburgo di Lorena, figlio secondogenito dell'imperatore d'Austria Francesco II. Suo cognato, futuro Ferdinando I, era rachitico, con deficit mentali e non avrebbe avuto figli. Presagendo la successione, Sofia volle che il primogenito ricevesse da subito un'educazione consona al ruolo di imperatore. Francesco Giuseppe nacque il 18 agosto 1830 al castello di Schönbrunn, a Vienna. La sua designazione venne decisa quando egli aveva solo 5 anni. L'arciduca Francesco Carlo, suo padre, completamente disinteressato alla politica, decise che avrebbe abdicato in suo favore. A crescerlo fu però sua madre, sottoponendo il figlio fin da piccolo, oltre che a un'educazione classica, a una formazione di tipo militare. A soli 13 anni fu nominato colonnello del 3° Reggimento Dragoni. In seguito alle rivolte del 1848, suo zio Ferdinando fu costretto ad abdicare e a soli 18 anni Francesco Giuseppe salì al trono imperiale austriaco. L'arciduchessa Sofia aveva deciso che la scelta migliore per la dinastia fosse un matrimonio con una principessa tedesca, che avrebbe rafforzato il ruolo dell'Austria nell'area germanica. La scelta cadde sulla 19enne Elena di Baviera, figlia maggiore di sua sorella Ludovica, considerata all'epoca la vera bellezza della famiglia e con un carattere docile che ben si adattava a una futura imperatrice. Elisabetta, all'epoca quindicenne, accompagnò la madre e la sorella ad Isch, residenza estiva dell'imperatore, dove durante la festa del 23° compleanno di quest'ultimo era intenzione annunciare il fidanzamento. Ma il giovane Francesco Giuseppe, quando vide la cugina, ebbe un vero e proprio colpo di fulmine. L'arciduchessa Sofia scrisse in merito: «Era raggiante e tu sai come il suo volto si illumina quando è contento di qualcosa». La cara piccina non aveva la minima idea dell'impressione da lei destata in France. Fino all'istante in cui la madre le parlò apertamente, Sissi era solo intimidita e intimorita dalla gente che le stava intorno. Le nozze furono celebrate con grande sfarzo la sera del 24 aprile 1854 nella chiesa degli Agostiniani. Dopo numerosi festeggiamenti, la coppia fu condotta nella camera da letto dalle rispettive madri. In una corte dove tutti sapevano e bisbigliavano, la notizia che le nozze furono consumate solo la terza notte era oggetto di pettegolezzo e Sissi conobbe fin da subito quel senso di giudizio che avrebbe sempre pesato sulla sua vita. Francesco Giuseppe adorava la sua giovane moglie, ma per lei l'impatto con la vita a corte fu terribile. Scrisse alla madre:
Amo tanto l'imperatore, se solo non fosse l'imperatore. Francesco Giuseppe aveva l'abitudine di alzarsi prestissimo, intorno alle 4 del mattino, per curare delicati affari di Stato. Lo stesso giorno del matrimonio si era alzato presto per lavorare, prima di andare a sposarsi. Nata e cresciuta in una famiglia di costumi semplici, sebbene nobile, Elisabetta si trovò al centro della rigida corte di Vienna, ancora legata a un severo cerimoniale spagnolo. Emotivamente era ancora una bambina, non pronta per il ruolo che era chiamata a svolgere diventando imperatrice d'Austria. Oltre alle regole e all'assenza del marito, dovette da subito fare i conti con la suocera e zia, l'arciduchessa Sofia, abituata a imporsi a corte e sul figlio. Si è molto parlato della presunta ostilità dell'arciduchessa nei confronti di Sissi. In realtà la donna era probabilmente preoccupata non solo dalla giovane età, aveva solo 16 anni, ma anche del suo carattere. Sbalzata in un ambiente che la stringeva sempre di più, nel tempo inizia a mostrare i primi sintomi di ansia. A 10 mesi dalle nozze, il 5 marzo 1855, Elisabetta diede alla luce la sua prima figlia e con la bambina nacquero altri problemi. Il nome della figlia, Sofia, in onore della nonna paterna, venne scelto senza che l'imperatrice fosse consultata. L'arciduchessa si occupò personalmente della bimba. Le stanze della piccola furono allestite accanto alle sue e fu sempre lei a scegliere la bambinaia. Infine, cosa forse più dolorosa di tutte, di fronte alle proteste della moglie, Francesco Giuseppe mostrò di appoggiare totalmente la madre. 16 mesi più tardi, il 12 luglio 1856, le tensioni si ripresentarono in occasione della nascita della secondogenita, Gisela. L'arciduchessa era sempre più convinta che la nuora, non ancora ventenne, non fosse in grado di educare i propri figli, per cui si incaricò di ogni aspetto della vita delle nipotine, arrivando ad ottenere che la madre potesse vederle solo in sua presenza. Una situazione a cui Elisabetta cercò di opporsi. In occasione di un viaggio di Stato in Ungheria nella primavera del 1857, Elisabetta si scontrò con la suocera, riuscendo a ottenere la presenza delle sue bambine per il viaggio. Ma mentre erano a Budapest, le bambine si ammalarono di diarrea con febbre molto alta. La piccola Gisela si riprese rapidamente, ma Sofia divenne costantemente più debole. L'imperatrice vegliò per 11 ore sulla figlia, che spirò il 19 maggio tra le braccia della madre. Il dramma della morte della piccola Sofia colpì duramente Sissi, che ritenendosi colpevole abdicò completamente al suo ruolo di madre e affidò Gisela all'educazione della nonna. Si chiuse in se stessa e nella propria solitudine, rifiutando di mangiare e di apparire in pubblico. Il 28 agosto 1858, a poco più di un anno dalla morte della sorella, nacque Rodolfo, il principe ereditario. Con l'erede maschio finalmente assicurato, Elisabetta poteva godere di una posizione più stabile a corte, ma non era felice. Francesco Giuseppe era ancora appassionatamente innamorato di sua moglie, ma Elisabetta, dopo le 3 gravidanze avvenute in rapida successione, si allontanò progressivamente dal marito, rifiutandosi di dividere il letto con lui. Francesco Giuseppe era un uomo solido e concreto, ligio ai suoi doveri. Cercava costantemente e senza successo di tentarla in una vita più domestica insieme a lui, ma Elisabetta viveva in un mondo completamente opposto, irrequieta, iperattiva, naturalmente introversa ed emotivamente distante da suo marito, fuggì da lui e dai suoi doveri di vita a corte, evitando entrambi il più possibile. La crisi di Elisabetta, come moglie e come madre, coincise per Francesco con la crisi dell'impero. Nel 1859, l'alleanza tra il Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II e la Francia di Napoleone III porta alla sconfitta austriaca della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana, in cui l'Austria perse la ricca Lombardia. Questi continui scontri vennero aggravati dal dilagare, per la prima volta in 6 anni di matrimonio,
di notizie riguardanti le infedeltà di Francesco Giuseppe, che rappresentava per lei l'unico legame con una corte che non amava. Cominciò a dedicarsi ossessivamente alla cura del suo corpo, l'unica cosa su cui le era concesso di comandare. Era una donna insolitamente alta per quei tempi, 1,72 m per 50 kg di peso che non superò mai per tutta la sua vita. Per aiutarsi si esercitava costantemente. Possedeva una palestra attrezzata in ognuna delle sue residenze, comprensiva di anelli alle porte. Costringeva chi l'accompagnava ad estenuanti camminate e ne andava a cavallo. Era una fervente amazzone, cavalcava ogni giorno per ore e ore, diventando probabilmente la migliore cavallerizza femminile dell'epoca. Naturalmente magra di costituzione, portava invece una quinta misura di seno. Elisabetta sottolineava la sua silhouette indossando corsetti strettissimi, con una tecnica chiamata allacciatura stretta che poteva richiedere anche un'ora. Nel periodo di massima crisi tra il 1859 e il 1860, che coincise con le sconfitte politiche e militari di Francesco Giuseppe e il suo ritiro sessuale dal marito, il girovita arrivò a misurarle 40 centimetri. Queste abitudini le procuravano dei problemi gravi, quali edemi alle gambe e stipsi, dovuti anche all'eccessiva costrizione del corsetto e al consumo eccessivo di carne. Aveva un viso estremamente moderno, lontano dai visi che ci mostrano i ritratti delle nobildonne dell'Ottocento, con uno sguardo penetrante. Il suo più grande e probabilmente unico difetto era la dentatura, storti e ingialliti dal fumo, abitudine che scandalizzava la corte, in particolare l'arciduchessa Sofia. Prediligeva indossare vestiti monocromatici e pochissimo trucco per enfatizzare la sua bellezza naturale. Oltre al suo rigoroso regime alimentare, praticava una routine di bellezza impegnativa. Come noto, aveva una cura maniacale per i capelli, capelli che giunsero ad arrivarle fin quasi alle caviglie. La loro cura quotidiana, tra spazzolamento, trecce ed acconciatura, richiedeva almeno 3 ore al giorno. Ogni 3 settimane venivano lavati con impasti di tuorlo d'uovo e cognac, operazione che occupava un'intera giornata di lavoro, durante la quale Sissi annullava tutti i suoi impegni ufficiali. Alla sua parrucchiera personale, profumatamente pagata, si deve la creazione dell'acconciatura a corona, con grandi trecce raccolte sopra la testa, divenuta il simbolo di riconoscimento dell'imperatrice e imitata da molte donne aristocratiche del tempo. Ogni giorno i capelli che cadevano dovevano essere presentati in una ciotola d'argento per essere ispezionati. Questa meravigliosa massa di capelli, folti e lunghissimi, le provocava però fastidiosi mal di testa e spesso se li faceva legare al soffitto con dei nastri per alleviarne il peso sul collo. Durante queste infinite sedute di bellezza, Sissi ne approfittava per leggere e studiare. Imparò l'ungherese, il greco antico e si appassionò alla poesia. La raccolta delle sue poesie, pubblicata postuma, raccoglie più di 600 componimenti. Nell'ottobre del 1860 la salute dell'imperatrice subì un tracollo. Il dottore consigliò una cura presso un paese dal clima caldo. Passò l'inverno a Madeira, in Portogallo, nonostante Merano fosse molto più rinomata per le malattie polmonari, ma certamente anche molto più vicina a Vienna. 6 mesi dopo, appena 4 giorni dopo il suo ritorno a Vienna, mostrò nuovamente attacchi di tosse e febbre. Fu consigliata una nuova cura per il riposo, questa volta a Corfù, dove migliorò quasi immediatamente. Sebbene la diagnosi ufficiale fosse quella di una gravissima malattia polmonare, esistono ancora molti dubbi sulla vera natura del male di Elisabetta. Sanissima in gioventù, cominciò a star male a contatto con l'ambiente della corte imperiale. Con tutta probabilità i disturbi fisici erano di natura psicosomatica,
che comportava irrequietezza, rifiuto del cibo e del sesso. Ciò spiegherebbe anche come Elisabetta sembrava riprendersi subito non appena si allontanava da Vienna e dall'imperatore. Nell'agosto 1862, dopo un'assenza di 2 anni, tornò poco prima del compleanno di suo marito. Il piccolo Rodolfo aveva allora 4 anni e Francesco Giuseppe sperava in un altro figlio per salvaguardare la successione. Ma il medico affermò che la salute dell'imperatrice non avrebbe permesso un'altra gravidanza. Elisabetta cadde nel suo vecchio modello di fuga, usando la sua salute come scusa per evitare sia gli obblighi ufficiali che l'intimità sessuale. A Vienna, dopo la sua lunga assenza, Sissi deve recuperare il rapporto con i suoi figli. Scopre che il piccolo Rodolfo è educato, così come era stato per il padre, secondo una formazione di tipo militare. Viene sottoposto a prove di resistenza, come rimanere sotto la pioggia al freddo per ore, oppure svegliato nella notte con colpi di pistola fuori dalla sua porta, oppure ancora abbandonato nei boschi per fargli vivere sensazioni ed esperienze che avrebbero dovuto temprarlo come uomo e aiutarlo a crescere come soldato. Quando la madre scoprì a cosa fosse sottoposto suo figlio, riuscì per la prima volta a imporsi, affinché questa modalità cambiasse e si desse maggior spazio alle inclinazioni naturali del principe ereditario, un bambino chiuso, sensibile, con delle fragilità dentro. A differenza dell'arciduchessa Sofia, che disprezzava gli ungheresi, Elisabetta provava una totale affinità per loro ed il paese la ricambiava nella sua adorazione per lei. Aveva una mentalità liberale e si posizionò decisamente dalla parte ungherese nel crescente conflitto all'interno dell'impero. Durante i suoi lunghi soggiorni a Budapest frequenta alcuni esponenti dell'opposizione, in particolare il conte Andrassy, uno dei leader che si oppongono al dominio austriaco. Ne conseguono dei pettegolezzi. Sissi è molto bella, ama essere ammirata e considera l'adorazione degli uomini un tributo dovuto alla sua bellezza. Non è dato sapere se i due fossero amanti, ma i problemi psicosomatici di cui soffriva Sissi portavano come conseguenza il rifiuto della sessualità. Il ruolo personale di Elisabetta nella questione ungherese si rivelò molto importante. Ella suggerì all'imperatore che Andrassy fosse nominato premier dell'Ungheria come parte di un accordo nel tentativo di giungere a un compromesso pacifico. All'Ungheria viene riconosciuta la sua vecchia costituzione e l'impero d'Austria diventa il duplice impero austro-ungarico. Nel 1867 Francesco Giuseppe e Sissi vengono incoronati re e regina di Ungheria. Proprio in Ungheria, poco più di 9 mesi dopo, diede alla luce la sua 4ª ed ultima figlia, Maria Valeria, soprannominata la figlia ungherese. Valeria nacque a 10 anni di distanza da Rodolfo, quando Sissi aveva 30 anni. Figlia prediletta di Elisabetta, con lei fu determinata a far valere il suo ruolo di madre. Se con Gisela e Rodolfo non fu mai in grado di costruire un rapporto, rimanendo sempre distante e persino critica nei loro confronti, su Valeria riversò in modo esclusivo tutto il suo affetto materno, quasi al punto di soffocarla. 11 giorni dopo l'incoronazione di Ungheria, il primo di una lunga lista di eventi tragici colpì la famiglia imperiale. Il 19 giugno 1867, Ferdinando Massimiliano, fratello minore di Francesco Giuseppe e grande amico di Elisabetta, viene fucilato in Messico. Ferdinando Massimiliano era il figlio secondogenito di Francesco Carlo e Sofia di Baviera. Dapprima governatore del Lombardo-Veneto, in seguito alla sua indipendenza, accettò l'instabile corona imperiale del Messico offertagli da Napoleone III. Ma i moti rivoluzionari portarono al ritiro di Napoleone III e alla fucilazione dell'imperatore solo dopo 3 anni di regno. Nel 1872 anche l'odiata suocera, l'arciduchessa Sofia, morì, liberando Elisabetta dalla sua ingombrante presenza.
Dopo circa 20 anni di matrimonio, Francesco Giuseppe ed Elisabetta raggiunsero un tacito accordo. Lei sempre più spesso in giro per l'Europa, mentre lui a Vienna a gestire la crisi dell'impero. Tra loro esisteva un rispetto alimentato da affettuose lettere, ma la passione si era definitivamente spenta. Dal 1875 Francesco Giuseppe intratteneva una relazione che andrà avanti per 14 anni con l'allora quindicenne Anna Nachowski, da cui nacque probabilmente una figlia, Helene Berg. In questi anni l'ossessione per l'aspetto fisico di Sissi crebbe. Quando la moda iniziò a cambiare, fu in prima linea nell'abbandonare la gonna a cerchio in favore di una silhouette più stretta e snella. Non indossava mai sottoveste o altri sottoabiti, poiché aggiungevano volume. Le venivano spesso cuciti addosso i vestiti per sottolineare ulteriormente la sua vita di vespa. Per sincerarsi che il suo peso non aumentasse, arrivava a salire sulla bilancia anche 3 volte al giorno e seguiva una dieta rigidissima e singolare per conservare una magrezza poco in linea con i gusti dell'epoca. Si dice, ma non ce n'è certezza, che beveva solo il succo spremuto delle carni, chiare sbattute con poco sale e latte di mucca rigorosamente scelte che dovevano seguirla anche nei suoi viaggi. Si è spesso associato il problema di Sissi all'anoressia, ma nelle immagini giunte fino a noi non appare esattamente come una donna anoressica. A questo si aggiunga la proverbiale resistenza fisica di Elisabetta nello sport. Il suo disturbo rientra più nell'ortolessia, una patologia per la quale chi ne soffre ha una vera e propria ossessione per il mangiar sano, per uno stile di vita salutare, con il controllo quasi maniacale sul cibo. Temeva di invecchiare più di ogni altra cosa. Provò ogni sorta di dieta e cura di bellezza. Dormiva con i panni umidi intorno alla vita. Faceva maschere con vitello crudo o fragole schiacciate. Per preservare ulteriormente il tono della sua pelle, ogni mattina faceva una doccia gelata e un bagno d'olio di oliva la sera. A questo scopo si fece installare una stanza da bagno moderna, così come l'intendiamo oggi, una vasca con acqua corrente calda e fredda e una toilette in ceramica, uno strumento davvero rivoluzionario per l'epoca. Un approccio alla modernità completamente all'opposto di quello di suo marito, che preferì sempre il tradizionale bagno nella tinozza. Molto più restio ai cambiamenti, al sovrano non piacevano nemmeno le automobili e rimase sempre fedele alle carrozze e ai cavalli. Si dice che non usò mai il telefono, che all'inizio del XX secolo era ormai diventato strumento indispensabile del lavoro. Unica eccezione era rappresentata dal telegrafo, invenzione di cui faceva larghissimo uso. Dopo essersi a lungo concessa per dipinti e fotografie, a partire dai 32 anni di età smise di mostrare il suo volto in pubblico. Si nascondeva sempre dietro velette o ventagli. Non usciva mai senza un ombrello, che usava per proteggersi dai precursori dei nostri paparazzi. Le immagini ufficiali venivano appositamente invecchiate con una rudimentale tecnica Photoshop, dove al fisico di una Elisabetta di 55-60 anni veniva posizionata la testa di quando ne aveva avuti i 25-30. Per questo, in molti ritratti in cui poserà col marito, mentre lui appare visibilmente invecchiato, lei sembra essere sempre giovane. Con questa astuzia è riuscita a preservare fino a oggi il mito della sua bellezza. Forse l'unica foto finora conosciuta che mostra Elisabetta com'era a 54 anni è una fotografia privata, scattata durante il Natale del 1891. Naturalmente non era destinata ad essere pubblicata, fu scoperta in una collezione privata nel 1986. Nel 1889 un'immane tragedia colpisce Francesco Giuseppe e Sissi. Il figlio Rodolfo, l'erede al trono, commise un omicidio-suicidio insieme alla sua giovane amante, la baronessa Maria Vezzera, che voleva seguire il tragico destino dell'amato. Rifugiatosi nella sua tenuta di caccia a Meierling, spinto dalle crisi depressive di cui soffriva, sparò prima alla giovane per poi rivolgere la pistola alla sua tempia.
Elisabetta non si riprese mai dalla tragedia. Da quel momento vestì sempre di nero e persino i gioielli saranno neri. Gran parte della sua collezione di gioielli venne venduta e i proventi donati a varie organizzazioni religiose e di beneficenza. Comincia per lei una nuova fase ancora più irrequieta. È ora fortemente attratta dallo spiritismo e organizza delle sedute spiritiche per entrare in comunicazione con le anime dei defunti. Ad un certo punto è persino convinta di scrivere le sue poesie sotto dettatura del poeta tedesco Heinrich Heine. Tra le sue paure c'è anche quella di impazzire. A causa dei frequenti incroci tra consanguinei, molti membri del suo ramo familiare avevano dimostrato problemi mentali, comportamenti eccentrici e depressioni, e questo la spaventava molto. Ma soprattutto riprende a viaggiare. Viaggia ininterrottamente per l'Europa, in treno, in nave e in carrozza. Negli ultimi decenni della sua vita è evidente il distacco dal marito e dai figli, un comportamento in contrasto con l'immagine ottocentesca della sposa e della madre. Forse per essere più libera dal marito e allo stesso tempo per attenuare i sensi di colpa per il fatto di trascurarlo, sarà proprio Elisabetta a presentare e a incoraggiare la relazione di Francesco Giuseppe con la sua nuova amante, l'attrice Katharina Skrat, che durò fino alla morte di lui. Nei suoi numerosi viaggi, Elisabetta si muoveva spesso in incognito e senza scorta, anche per sottrarsi agli obblighi di rappresentanza. Nel 1898, Sissi, che ora ha 60 anni, si trova in Svizzera, registrata in albergo sotto falso nome. Eppure qualcuno la riconobbe. È la mattina del 10 settembre. Elisabetta e la sua dama di compagnia si dirigono verso il lungolago di Ginevra per prendere il vaporetto. Non si accorgono di essere seguite. L'uomo è Luigi Lucchini, un anarchico italiano, un folle che voleva assassinare il duca d'Orléans, ma che per un cambio di programma aveva già lasciato Ginevra. Lucchini ripiega allora su Elisabetta, che non aveva nessun significato politico, interessato solo a dare un duro colpo all'aristocrazia che tanto odiava. L'attentatore incrocia sul molo il cammino delle due donne e, riconosciuta l'imperatrice, la colpisce al petto con una lima. La lama, sottilissima, lascia solo un piccolo foro che inizialmente nessuno nota. Sissi si rialza. È convinta di essere stata solo colpita da un pugno e riprende la strada verso il battello. A causa delle dimensioni della lima, la ferita era molto stretta e grazie alla pressione del corsetto, l'emorragia del sangue era ridotta a poche gocce, motivo per cui Elisabetta fu in grado di camminare dal luogo dell'assalto e salire sulla rampa d'imbarco del battello. Appena messo il piede sull'imbarcazione, crolla. Le sue ultime parole furono: «Ma adesso che cosa mi è successo?» Subito soccorsa, verrà portata in barella al suo albergo, dove solo a quel punto ci si accorge del sangue e della ferita. Fu dichiarata morta poco dopo le 14, senza aver mai ripreso conoscenza. L'imperatrice, che come sappiamo dal suo diario poetico, si era augurata di morire improvvisamente, rapidamente e se possibile all'estero, ha visto esaudito questo suo desiderio. Proprio da uno di quegli uomini infelici, oppressi dall'ordine stabilito, per cui aveva sempre parteggiato. Il popolo partecipò in massa ai funerali, anche se più per solidarietà all'imperatore, in quanto non era mai stata particolarmente amata dagli austriaci. Dopo la morte di Sissi, Francesco Giuseppe regnerà ancora per molti anni, fino al 1916. Il suo regno durò in tutto 68 anni, uno dei più lunghi della storia dell'Austria. Ma la lunga striscia di sangue che ha accompagnato la storia della sua famiglia non è ancora finita. Suo nipote, Francesco Ferdinando, viene assassinato a Sarajevo il 28 giugno del 1914. È l'episodio
che accende la miccia della Prima Guerra Mondiale. Con la morte di Francesco Giuseppe, ad 86 anni, il 21 novembre 1916 si chiude la dinastia degli Asburgo. Riposa anche lui nella cripta dei Cappuccini a Vienna insieme a Elisabetta e Rodolfo. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti like o lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.